Quindicesima contro terza, i padroni di casa alla disperata ricerca della salvezza, gli ospiti dell'ennesima conferma di grandezza. Campionato di eccellenza, veloce contro Genova Calcio, benvenuti. Quindicesimo del primo tempo, subito ospiti in attacco. Cross dalla destra, colpo di testa di Sbravati che non riesce a trovare la deviazione giusta. 22esimo, azione tambureggiante della Genova Calcio. Primo tiro, palo, ma arriva Corallo, più veloce di tutti, nulla da fare per Giaretti e gol dell'1-0. 24esimo, gli ospiti sono i veri padroni di casa. Passaggio filtrante di Rossi che giunge preciso a Memole, appena al di qua della linea del fuorigioco. La punta mette a sedere Giaretti e fa 2-0. Grandissima azione della Genova Calcio. 41esimo, indovinate un po', ancora Genova Calcio in attacco. Lancio lungo, Rossi arriva prima di tutti, sta filata precisa che accarezza il palo. Ospiti vicino al 3-0. 42esimo, primo acuto della veloce, episodio da rivedere. Entra in area Riggio e viene apparentemente steso da Cerato. Calcio di rigore? A voi l'ardua sentenza. 46esimo del primo tempo, i padroni di casa non sono scesi in campo e si vede. Rossi si incuna nell'area, salta gli avversari, fa partire un tiro potente che va ad infilarsi a fil di palo. 3-0, ospiti incontenibili e un super Rossi. Il secondo tempo nel servizio montato da Simone Maggi è appena iniziato da 2 minuti e guardate un po' che cosa combina Quintavalle. Espulsione assolutamente giusta. Quinto minuto, con i padroni di casa pure in inferiorità numerica, ora per la Genova Calcio sembra una passeggiata. Guardate cosa combina Rossi, solo sulla fascia, cannonata potentissima che si infrange sulla traversa a portiere battuto. Sarà una goleada? 28esimo minuto del secondo tempo, gli ospiti non vogliono inserire, calcio d'angolo per la veloce, una delle ultime occasioni per riaprire la partita. Grasso stacca su tutti e segna il gol della Speranza. Speranza che dura solo 5 minuti, indovinate un po', discesa sulla fascia in slalom per Rossi che sta giocando una partita fantastica. Salta l'ultimo uomo, palla al centro per Olivieri che non può sbagliare, 4-1 e partita definitivamente chiusa. Partita a senso unico totalmente dominata dagli ospiti, padroni di casa che si trovano in una difficile posizione di classifica e dovranno lottare fino all'ultima giornata per la salvezza. Il crack della partita è stato senz'altro Rossi con una prestazione meravigliosa.